E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video battle. Siamo qui su un nuovo gioco, oddio nuovo. Siamo qui su Gothic 2. Gothic 2 è un gioco molto antico, talmente antico che la data manco c'è scritta. Comunque possiamo vedere che qua come requisiti minimi dice XP, Windows 2000 e Windows 98, quindi possiamo già capire di che cosa stiamo parlando. Ho cercato di mettere tutta la grafica, tutte le cose al massimo, penso che tra poco il mio PC implode perché mi dice: scusa, mi stai facendo usare un gioco che praticamente è come usare la calcolatrice. Comunque, siamo qui su questo gioco e sembra una cavolata perché ovviamente, come vi ho detto, i requisiti minimi sono scarsi, però comunque a me è sembrato interessante perché un pochino ci ho giocato. Ma io direi che non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito il gameplay. Ora evocheremo Satana. Eccoci qua ragazzi, siamo qui su questo gioco che la storia un po' è, ovviamente noi siamo dei forti guerrieri che siamo morti rispetto a una battaglia. E qua il mago Merlino ci ha fatto rinascere con un rito satanico, perché questa è la croce di Satana, penso di sì. E quindi ci dobbiamo Buon guerra. quindi bisogna completamente riequipaggiarci. Prendiamo gli oggetti. Dobbiamo completamente riequipaggiarci e andare a ammazzare quello che ci aveva ghillato prima, che era tipo, non lo so, un dragone, non mi ricordo. Comunque prendiamo tutti gli Buon guerra. oggetti che ci sono. La grafica, come vedete, è orrenda, però vabbè, si può sopportare, sembra un gioco indie veramente. I comandi sono totalmente scomodi, qualche volta mi vedete fare tipo una cosa del genere, che è una cosa bruttissima, però mi viene naturale. E prendiamo le pozioni, poi scopriremo anche come si apre l'inventario. Qui abbiamo una chiave, sono dentro al tavolo, però va bene, se vi capita nel gioco che vi entra una gamba nel tavolo è tutto normale. Se vi capita anche che dentro la cassa ci sia il pavimento, anche questo è molto normale. Come si fa a prendere gli oggetti? Ah, così. No, così si chiude la cassa, però comunque abbiamo capito che cliccando tante volte, perfetto. Ok, mentre scopriamo gli audio bug che ci sono, leggi, ma quando mai, gli audio bug, i tanti bug che ci sono in questo gioco, io direi di fare proprio un giretto e di fare questa avventura insieme, perché anch'io so pochissimo di questo gioco, e che se la serie vi piace la continuerò, se no, no, perché comunque non è che sia tutta sta bellezza, ma per fatto di grafica, perché comunque il fatto di gameplay potrebbe essere anche carino. Qua c'è una torcia, 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 torcia. Allora, perché devono fare un mega focolare qua? Chi è? Va bene, prendiamola la faschetta là. Qui c'è un altro forziere, altre torce. Qui ci sono magie, se quelle sono magie, quella specie di libretti o le sono meglio io. Se vedete, se andiamo in modalità battaglia, mentre si corre sembra un po' Assassin's Creed 3, quando si va in battaglia, che si batti i pugni tipo incavolato nero. Comunque, vediamo se troviamo altri oggetti. Cos'è quella cosetta per terra? Ah no, sono in modalità battaglia, infatti moneta d'oro. Tiè. Ok, un'altra moneta d'oro, moneta d'oro, vabbè, diciamo che non ce ne può più fregare di meno delle monete d'oro, tanto ne troveremo tante poi avanti nel gioco. Ok, da qua si esce, quindi iniziamo un po' l'avventura. Che bella grafica, che bello. Vabbè, se vi capita di vedere un albero squadrato, è tutto regolare, è proprio incluso nel gioco. Fungo scuro. Qui c'è una pecora. Cosa posso stuprarmi, la pecora? Ah,
altri funghi. Se vi capita anche di entrare dentro un barile, è tutto regolare. Comunque, come cacchio si fa a mettere l'inventario? Ah, ok. Bastone, forza. Vabbè, il danno è 10. Vabbè, sì, abbiamo capito che il danno è 10. Ah, così lo selezioniamo. Con la rotellina ci muoviamo nell'inventario, una cosa scomodissima. O si usano, no, le freccette. Questo che cos'è? Mana richiesto, palla di fuoco. Ma diciamo che ci piace. Coltellino 5, però il bastone 10, preferisco il bastone. Ok, grazie. Può bastare. Ma se tipo io, tipo il bastone, vado. Ma no. Vabbè, dopo aver massacrato la pecora, possiamo chiamarla proprio la boss. Ok. Abbiamo preso quello che ci serviva. Là ci sta un cane. Fatti sotto. Fatti sotto, bastardo. Sono qua, eh. Sono Tundra, che credi che ha paura? All'attacco! Boh! È tipo troppo difficile combattere. Ok. Prendiamogli la carne di lupo, che magari cotta potrebbe anche essere buona. Erba curativa, questa ci serve. Guardiamoci un po' intorno, non ci deve scappare nulla. Sono quelli goblin. Fatevi sotto. Vanguard! Waccia! Waccia! Oh, waccia! Oh, ma devastante! Dove? Non riesco a mirare il goblin. Eccolo. Perfetto. Nel caso moriamo, è quello che stavo... Cioè, non so se l'ho detto, però comunque... Bisogna sempre salvare, perché nel caso che tu muovi, hanno cercato di farlo più simile a reale, nel senso che hai perso. Basta, devi caricare una nuova partita. Va bene. E rieccoci qua, stavolta salviamo. Quindi possiamo salvare, lo chiamiamo... lo chiamiamo serie. E possiamo continuare con la partita. Ci dobbiamo ricordare... Un po' ho capito come funziona. Già mi sono armato e già ho messo tutto a posto. Qua c'è la pecora. Morta la pecora. Ora stupiamoci a pecorella la pecora. Lì c'è il lupo. En garde! Boom! 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 Ok, ho capito un po' come funziona il combattimento, tipo attacco difesa o cacchio. Allora prendiamoci qua la roba che ci serve. Ora per i goblin, giusto per ammazzarle, tipo shottarne uno, mi sembra che con il tasto 4 ho magia del fuoco. Come cacchio si faceva? Fireball Jutsu! Fighter! No, non ho mano. Dolore. E che cavolo. E muori. Oh. Prendiamo la roba. Nothing there, nothing to be had there. Non ha niente, perfetto. Prendiamo le piante della cura e curiamoci su. Se puta caso raccoglie le cose come Michael Jackson, è tutto regolare, quindi non vi spaventate. E che prendo fuoco. Allora, no, su questo gioco è totalmente, il fuoco è totalmente innocuo, però comunque continuiamo. Cosa abbiamo qua dentro al forziere? Pozioni, monete, ok, già siamo belli pieni qua, eh. Ok, ora direi di prendere una cosa per curarci, che dovrebbe essere tipo una cosa del genere, questa qua. Ok, ora abbiamo la vita al massimo e possiamo continuare. Queste mi sembrano blu, quindi sarebbero tipo del mana. Laggiù ci stanno lupi un po' differenti dagli altri, quindi saranno di livello sicuramente superiore. Ok, dopo ho preso tutto, con questa camminata spavalda, goblin già l'abbiamo visto. Oh,
una sciona qua, abbiamo una sciona, scusi lei la sua testa. Ok, qua si iniziano le... Ah, ecco la testa, scusi. Lì vedo persone, quindi salviamo come al solito perché qua bisogna sempre salvare. E si va. Ah, io i commenti li lascerò tutti, li passerò tutti, non mi va proprio Hey, di where are you coming from? ascoltarli. Esatto. Attenzione, para. Ah, infatti ci killa. Vabbè, carichiamo la partita, tanto avevamo salvato. È fatta apposta. Allora, bisogna prendere meglio le strategie, tipo un attacco davanti, un attacco dietro, ma se io parto direttamente... Tipo pure un Fireball no Jutsu ci starebbe bene, quindi direi di prendere una pozione del mana, una pianta del mana. Esatto, gnam. Poi, quando ci chiede la cosa... Hey, where do you come from? I've come from Zarda. Is that the old... Ok, sì, però dovresti tipo fai a buono giusto, vai. Mamma mia, è devastante la magia. Ok, una volta fatto questa, dopo averlo bruciato vivo, direi tipo di cambiare arma, di riprendere il bastone, anche se il bastone fa leggermente cagare, però comunque. Oh, c'aveva un bel po' di roba. E io direi di non continuare là perché di solito dentro alle grotte o ai vicoli strani ci stanno i goblin, tanti goblin, quindi io direi di salvare. Ok, una volta salvato direi anche di ricaricarci la vita. La vita. Perfetto. Continuiamo con la nostra avventura. Un funghetto. Fatti set. Qui c'è un cagnolino e faccio fusata ta 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 e andai. Oh vabbè, i lupetti sono abbastanza facili da stuprare. Là vedo altre piantine, pianta curativa, e le piantine curative servono sempre. Che si fa? Qua è pieno di roba, mi sa che tipo so le offerte al dio, ma chi se ne frega, apriamo tutto, chi se ne frega, rubiamoci tutto quello che c'è sta. Un Apple, ho trovato un iPhone, no, non ti venero perché è mia la cosa. Io è pieno di pecore, carne fresca. Hey, stranger. I saw how you came out of the mountains. You can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. We would have taken you for an Vabbè, non excuse, ci wouldn't we? interessa. Sto cercando di... Va bene. Noi premiamo sempre così, tanto su per giù la sola storia. Ovviamente dobbiamo aiutare questo uomo. E questo uomo, aiutandoci, darà dei lavori. Ah! Ah no, ce l'ha col lupo. Diamogli una mano. Diamogli, muori. No, stavo per attaccare. Stavo tipo per attaccare quello sbagliato. Ma io direi che dopo, quando siamo un po' più fortini, io direi che pure questo lo potremmo tipo accoppare. Però finché lui ha quella falce, mi sa che manco le pecore gli posso toccare perché se non mi parta la carica. Vabbè, là ci sta il fratello. Qua dobbiamo raccogliere le rape che dovrebbe essere il lavoro che ci ha chiesto. Raccogliamo tutte queste fottutissime rape. Ok, abbiamo raccolto tutte le rape. Ora non so se devo darle a quello o a questo che è il fratello.
Lara maschera, Antoro Gomito, dobbiamo quindi potenziarci per poi tipo andare nella città del re e fare un sacco di casino, perché io qua voglio uccidere tutti. Allora, io vedo là dei moscheroni, quindi direi di salvare e partire subito all'attacco. Kamikaze! Oh, si è incavolato. Due si sono incavolati. Fatevi sotto. Fatevi sotto. No, magari prendi. Ecco. Grazie che mi dai una mano. Muori. Vai, ammazzalo di. No, scusa, non volevo. Mi vuole killare. Ok, no, non mi vuole killare. Ok, non hanno niente. Quanta vita c'ha quello? Se tipo ci curiamo al massimo e andiamo all'attacco. Non lo so adesso. Diamoci una mela. Giusto per ricaricarci qua un po' di vita. Ok. Tipo anche fargli una magia a quello. Vabbè, allora famo questa prova, salviamo e facciamogli un fireball giusto, che non ho, forse non ho. Ho finito le magie. Va bene, siamo pronti che inizi la guerra. Shot! Mi ha shottato. Ok, abbiamo capito che quello là non bisogna attaccarlo per ora. E quindi direi di fare un po' di esperienza e andare ad ammazzare le altre cose. Comunque abbiamo trovato questa scione che non possiamo ancora mettere perché ci serve 15 di forza. Cioè forza richiesta 25. Quindi ce ne manca ancora 15. Visto che noi ci abbiamo tipo, non mi ricordo, 5 o 10. Sì, no, abbiamo tipo 10 di forza. Là ci sono lupetti, a me piacciono i lupetti. Boom! E ammazzate sto lupo. Avanti va pure te. E ammazzate sto lupo. Sono lentissimi i comandi, guardalo! Ok. Raccogliamo tutto sto ben di Dio. Una volta raccolto tutto, ricuriamoci. Ok, direi di salvare, perché sempre meglio salvare ogni progresso che facciamo. Ok, andiamo a farci un giretto nella villa dei contadini là. Ok, siamo arrivati. Qua c'è una poltrona. Qua c'è una signora. Questa mi dice di uscire. Sì, invece ti vado proprio a parlare. Offri qualcosa da mangiare, vadi. Can you give me something to eat? Only those who work here get something to eat. Io ho preso le rape. Allora andiamo a consegnare le rape a contadino. Eccoci qua. Hey you. Devo andare. Ok, dopo questa lunga discussione andiamo al prossimo contadino. Ok, parliamo con questo barbone qua. Ehi tu barboni. Ah, ecco le rape. Here are your turnips. Oh, mi ha dato pure l'esperienza. Ok. Dammi 5 pezzi d'oro. Fammi un prezzo migliore per i vestiti. Make me a better price for the talk. Ok. E quando vuoi. Quanto vuoi per gli abiti di lavoro? Well, we'll see. Beh, vediamo. Work the field for me. 60 gold pieces. 600 gold. Okay. Well, that's still too expensive. Ok. Vediamo quanto abbiamo noi. Di gold pieces qua ne abbiamo 40.
Dobbiamo arrivare a 60. Vabbè, ora vedremo cosa fare. Scusi, se può un bucca chi dentro? Là c'è la signora, ma se tipo io guardo dentro a questa roba, cosa c'è qua dentro? Ah, la cosa che mi serviva. Ma mi sa che se la prendo si incavolano. Fammi salva prima, va. Ah, non se n'è accorto nessuno. Oh, oh, oh. Ok, non se n'è accorto nessuno, quindi io direi di indossarle. Se posso. Indossa. Ok, ora abbiamo un bel po' di difesa in più e magari quello non riesce a sciottarci. Dobbiamo diventare forti e potenti. Tipo quelle pecore lassù, che mi attizzano. Salviamo e andiamo a attaccare le pecore lassù, che intanto non le vede nessuno. Scusi, c'è nessuno qua? No? Oh, pecore da sole, ciao! Un'altra pecora, ciao! Eccola, ciao! Ok, prendiamo tutto il bottino. Abbiamo ammazzato le pecore di quelli, però nessuno se n'è accorto, quindi occhio non vede. Palla non duole. Comunque andiamo, continuiamo qua. Nessuno si è accorto di niente. Non è successo niente. Non è successo. Un bacarazzo gigante! E ora che faccio? Guarda! Muori! Muori! Ah! Mamma! Aiuto, un bacarazzo gigante! È scarso però, eh! Oh no! Morto il bagarozzo gigante. Non ha niente. Con un bagarozzo gigante non c'ha niente. Mi vuoi dire tipo i chiavi di casa o qualcos'altro. Il sole dove sta? Ancora non si sta facendo notte, perché qui può diventare notte. Io direi di andare a vendere qualcosa là dal mercante.